Noi giovani e il servizio civile. Indagine sui giovani in servizio civile universale nei comuni. Abbiamo intervistato 3.267 giovani. Legame con il territorio. Il 95% di loro svolge un progetto nel territorio di residenza abituale. Ma cosa direbbero se gli venissero proposti 3 mesi di servizio civile all'estero? Ecco le loro risposte. I percorsi di istruzione. La maggior parte di giovani che svolgono il servizio civile è diplomato. Numerosi anche i giovani in possesso di un titolo post-diploma. Autonomia dalla famiglia. Ben il 77% vive ancora in famiglia, mentre l'1% ne ha messa su una. Giovani e occupazione. Il 44% dei giovani è disoccupato. Di questi il 66% cerca lavoro da meno di un anno, il 24% da più di un anno e il 5% da 3 anni. Mentre chi ha avuto un'occupazione in passato ha fatto lavori occasionali per il 56%, a tempo determinato 38%, tempo indeterminato 6%. La metà dei giovani che ha svolto il servizio civile è attualmente impiegato. Quasi la totalità di essi ha trovato l'attuale occupazione durante o dopo il servizio civile, con contratti a tempo determinato, indeterminato, lavori saltuari e tirocini formativi. Ma secondo i giovani che l'hanno svolto, il servizio civile è servito per trovare lavoro? Il 53% ritiene di sì. Per questi motivi. Ho maturato un'esperienza lavorativa. Ho aumentato le mie competenze. Ho aumentato la mia motivazione. Giovani e aspettative professionali. Alla domanda "Vorresti lavorare in comune?", oltre il 60% ha detto sì. Il ruolo di amministratore, invece, suscita meno interesse. Motivazione della scelta. Il servizio civile come orientamento professionale. Per più di 100 ex volontari, sui 468 intervistati, il servizio civile è stato utilissimo per capire il percorso professionale da seguire. Sondaggio di opinione. Abbiamo chiesto ai giovani di indicare i temi che il governo dovrebbe affrontare più urgentemente. Politiche per il lavoro, investimenti nella scuola e supporto per l'indipendenza abitativa sono le tematiche segnalate con più forza.